Lucio Fanini, abito torgiano dalla nascita, 60 anni. Dell'acqua solo bevere chi non ave del vino, tanto per dire un proverbio che si lega al nostro territorio, oppure chi magna magna, ma le bevute ondar gipare, perché vuol dire mangiamo tutti insieme, ma le bevute devono essere chi mangia più, chi mangia meno, ma le bevute tutte uguali. Quindi sono proverbi legati al nostro territorio che veramente è stato valorizzato da una grande azienda umbra di vino, che ha fatto da traino un po' tutti gli altri produttori umbri. E come ha detto un giornalista famosissimo inglese, un certo Hugh Johnson, mi sembra di ricordare, che ha detto che è stata tracciata la mappa dell'Umbria nella carta enologica mondiale da questa cantina di Torgiano. Quindi è stata da stimolo anche a noi del paese, anche alla Proloco del paese, per legare al vino il cibo, perché è un elemento essenziale. Cioè il vino senza cibo solo gli ubriaconi bevono fuori pasto, insomma, altrimenti il vino va degustato a tavola, chiaramente. Adesso si avvicina la primavera, era proprio un passaggio dall'inverno alla primavera, i fuochi di San Giorgio. La notte del 23 aprile c'era tradizione, è una tradizione ripristinata poi da una confraternita, da una compagnia dei vignaioli e dei tavernieri della comunità di Torgiano, di cui faccio parte insieme anche al presidente Ciotti, che ha riportato in auge questa antichissima tradizione, documentata anche fin dal 1500 dal Cipriano Piccolpasso sul suo libro sui territori dell'Umbria. Questa tradizione consisteva nel bruciare i tralci della potatura con un ceppo tolto dal ceppo di Natale, conservato fino al 23 di aprile, perché sembrava per proteggere dai bruchi le viti. Quindi questa è un'altra tradizione legata al territorio, alla produzione del vino. Negli statuti stessi di Torgiano ci sono leggi, prevedono degli articoli nei quali comminano severe multe a chi danneggia o fa danneggiare gli animali, asini o altri animali, le viti. Quindi c'è una veramente tradizione secolare alle spalle, tralasciata dalla crisi filosserica in poi del 1800, che distrusse tutto il patrimonio vitivinicolo italiano. E quindi poi dopo è stato reimpiantata la vite, ma con uve di scarsa qualità, perché avevano bisogno di fare produzione per guadagnare qualcosa. Quindi si era persa la tradizione di vitigni importanti come il Cabernet Sauvignon, il Pinot Grigio, lo Chardonnay, presenti già da sempre nel territorio, e spariti con la crisi della filossera. E sono stati riportati in auge, ecco, sempre con questo lavoro che dicevamo di questa azienda leader umbra, non faccio il nome anche perché ci lavoro, quindi. È una confraternita enogastronomica, ma non è una cosa parallela alla Proloco, però tende a valorizzare i prodotti del territorio, e si chiama Compagnia dei Vignaioli e dei Tavernieri della Comunità di Torgiano. Anche questa si rifà agli statuti dei liberi comuni medievali, nella quale era prevista proprio queste libere associazioni di mutuo soccorso, praticamente funzionavano. Adesso ha solo una funzione di gioco, di piacere, di ricerca, perché abbiamo fatto nel corso degli anni anche ricerche su testi rinascimentali, medievali, provando di persona cucine, perché ci sono elementi che adesso non si trovano più, adattandole quindi al gusto moderno. Andava molto il dolce perché era sinonimo di ricchezza, lo
lo zucchero, i confetti, non c'era banchetto che non c'erano confetti a profusione, perché era un simbolo di una ricchezza lo zucchero, perché è venuto successivamente, quindi prima si dolcificava con il miele. E quindi ecco, qui abbiamo fatto quest'opera di ricerca con degli amici bibliofili, Gianluca Ercolani, Donato Lo Scalzo, Rita Buini, sono tutte hanno scritto anche un libro, tra l'altro, dedicato a questa, anche con la sua mamma, Fausto Ciotti, l'architetto Ciotti. Abbiamo fatto prove prima di proporla a tutti gli associati. E devo dire che abbiamo fatto una volta, c'era una ricetta, si chiamava fegato in potaggio, in paracuore in potaggio, che era fegato di maiale cotto con cipolle, che tre giorni dopo che l'avevamo fatto, Vissani in una trasmissione televisiva ha riproposto pari, una coincidenza straordinaria. Il piatto si chiamava, su questa ricerca, perché la cucina nel Medioevo oppure nel Rinascimento era solo di corte o di monastero, perché solo i frati e le monache, avendo disponibilità, trascrivevano le ricette, oppure di corte, tant'è vero che gli unici libri che sono tramandati a noi sono ricette di corte, facevano la prima portata di credenza, consisteva in 20 portate, la seconda portata di credenza, banchetti che duravano un pomeriggio intero, quindi, oppure c'era quella più povera, noi abbiamo fatto questa ricerca sulla cucina dei monasteri, che era una cucina un po' più povera, e abbiamo riscoperto e abbiamo anche tentato di lanciarle qui in paese, ma senza molto successo, perché non abbiamo avuto artigiani che hanno recepito bene la ricetta. Erano delle pastarelle all'anice e al vin santo, altro vino del territorio che ogni famiglia produceva, e devo dire che anche il mio babbo, anche se non aveva le vigne, faceva il vin santo, è morto l'anno scorso a novembre, e io ho ritrovato una damigianetta e una dama, si chiama, da 5 litri, l'ultima che aveva di vin santo, che aveva fatto lui 10 anni fa, che non aveva ancora travasato, per dire la tradizione, no? Ecco, e questa è una ricetta che posso darle, è una ricetta di un dolce, si chiama una tazza, una tazza, una tazza, e sono delle piccole ciambelline, una tazza, cioè di farina, che viene circa un chilo di una tazza di vin santo, una tazza d'olio e una tazza di zucchero, e poi si cuociono, si fanno biscottare, proprio cuocere molto bene al forno, ma debbono essere molto piccole, non ciambellone, proprio la dimensione di un dito, ecco, lo spessore, e sono fantastiche, rimangono croccanti, e poi bevute nel vin santo è una cosa fantastica, ecco. Questa è una ricetta che mi ricordo. Oppure abbiamo, altre ricette, adesso non sto qui a dirle, ma mi ricordo alcune, ma dovrei rileggerle per sapere esattamente tutti gli ingredienti, ecco. E con questa compagnia, oltre questa riscoperta di questi cibi di una volta, abbiamo fatto, facciamo dei tour dedicati a Bacco, diciamo, nelle varie regioni vocate per questo. Siamo stati nelle Marche, c'hanno una bellissima realtà produttiva, in Sardegna, fantastica, prodotti per noi un po' potenti, di una potenza veramente straordinaria, ma aziende meravigliose in Veneto, in Friuli. Abbiamo fatto un gemellaggio con Cormons, che è dove fanno il vino della pace, a Cormons, con la Proloco siamo andati con i tavernieri, e noi, il nostro gruppo teatrale, fece anche una rappresentazione teatrale in dialetto perugino sulla piazza di Cormons, davanti al Palazzo Baronale, che è la sede del comune adesso, era il Palazzo del Barone Adenauer, mi sembra di ricordare. E devo dire, fu una cosa bellissima, perché
all'inizio facemmo Piazza del Soprammuro, c'era Antonio Cecchetti, no? Ti ricordi Fausto? E andammo lì, facemmo questa, montammo le scene e al momento di andare, di proporre lo spettacolo, c'erano pochissime persone in piazza, ma noi siamo andati avanti lo stesso e quelle persone, nonostante parlassimo in dialetto, capivano il nostro dialetto, che non è friulano chiaramente, e qualcosa percepivano, o perlomeno come gramolò, capivano e ridevano, si divertivano, e pian piano la piazza era una cosa una piazza, chi la conosce non immagina quanto è grande la piazza, ma era stracolma di gente che si divertiva come dei matti. E a proposito di questo voglio raccontare un aneddoto significativo del vino. Il pomeriggio, quando montavamo le scene, c'era a fianco del palco l'enoteca regionale che sta lì a Cormons, e assaggiarono, mi chiamano, vieni a bere, eravamo tutti accaldati, sia di qui vicino, e c'avevo un amico di tavernieri vicino, mi danno questo vino, io assaggiavo, tutti accaldati, bevo, era un vino buono, più buono, dico, però senti la solforosa, e questo mi dava, ma Aldo, ma senti, ma dico, ma lui era il mio maestro, avevo fatto i corsi da sommelier con lui al suo tempo, dico, ma Aldo, ma senti la solforosa c'ha sto vino, e c'era un signor, un altro che non conosceva il mio fianco, e lui mi dava le gomitate, ma non, sto vino non mi piace, è troppa solforosa, e lo appoggio sul tavolo. Dopo un po', quando ci siamo alzati, questo mi viene vicino e fa: disgraziato, quella alla tua sinistra è il produttore. Torno a casa e dico a un grande intenditore di vino, che era Giorgio Lungarotti, dico, com'è andata? E dico, bene, abbiamo assaggiato un sacco di vini, buoni, i vini friulani sono buoni, i bianchi soprattutto. Dico, però c'hanno una solforosa che a me mi disturba, io la sento subito. La sente, mi dà fastidio. E dice sì, perché dice, loro avendo terreni molto, è una tipicità dei vini friulani, perché avendo terreni molto con la ghiaia, ghiaiosi, non hanno una potenza intrinseca come viti, quindi hanno bisogno di sostenerli con questa solforosa. In Sicilia è tutto al contrario, c'è una potenza straordinaria, sono costretti a vendemmiare di notte per far sì, no, perché con quelle viti basse è completamente. Però ecco, una tipicità dei vini friulani era questa, e feci questa brutta figura, però molto divertente come aneddoto. Quindi abbiamo fatto queste belle esperienze in giro per l'Italia, anche con i tavernieri in altre zone, Sesto Arregano, una bellissima abbazia, una bella, bellissima, con queste confraternite che poi ci ospitano e noi riospitiamo naturalmente, grandi mangiate, grandi bevute, è così. La Torre Baglioni? Ma c'è un aneddoto che mi raccontava un mio carissimo, sì, posso dire amico, morto prematuramente, snobbato dai più, si chiamava Gastone Calderozzi, e veramente conosceva la storia del territorio come pochi, veramente come pochi, e perché lui aveva aiutato il notaio Briganti, che era un appassionato di ricerche quando ancora nessuno faceva ricerca storica, a ricercare sui documenti di archivio le vecchie storie di Torgiano. E la torre di Torgiano, quella rimasta sul viale delle rimembranze, la Torre Baglioni, è legato a un episodio quando, durante la guerra del Sale, che nel 1530 credo che fosse, 32, non mi ricordo esattamente la data, sugli anni 30 del 1500, che Perugia si ribellò alla tassa sul sale imposta da Papa Farnese, Paolo III, e lui mandò il figlio Ottavio Farnese a conquistare Perugia, lo fece, ma Torgiano era l'ultima roccaforte prima di conquistare Perugia, e dal
dalla torre di Torgiano spararono sul ponte di Ponte Rosciano mentre attraversavano con una colubrina e ferirono il cavallo di Ottavio Farnese, che era il figlio di Papa Paolo III, che comandava, ecco, perché era una cosa straordinaria. Lì, quel ponte a Ponte Rosciano, costruito quando Perugia si impossessò del territorio, perché noi a Torgiano eravamo una terra di passaggio dal corridoio bizantino al di qua del Tevere al Ducato di Spoleto, cioè la parte di là dove siamo noi era il Ducato di Spoleto, e pian piano Torgiano espansi i suoi territori attirando verso il suo centro i possidenti del posto. Quindi costruirono per questo ponte sul Chiascio a metà del 300, mi sembra di ricordare, e lì a fianco costruirono, era abitudine costruire a fianco dei ponti perché c'era da pagare il pedaggio per passare, anche un'osteria tuttora esistente, sommersa dai rovi. È un posto meraviglioso, sarebbe bellissimo ripristinarla. E lì c'era siccome gli osti erano anche molto molto delinquenti, c'è una tradizione, come si può dire? No, hanno ritrovato un documento che un viandante derubato nel sonno dall'oste denunciò il furto al Baglioni, perché erano i signori del posto, da Bettone, c'erano la contea di Bettone, Baglioni, Bettone e Spello dopo, successivamente. E questo venne giù e impiccò l'oste, e c'è proprio, ha ritrovato sui documenti, lo impiccò lì sul ponte per fin tanto che non cade il corpo, una cosa, cioè, per noi allucinante, ecco. No, è un territorio ricco, era una zona Torgiano, una zona industriale, un sito industriale importantissimo, perché c'erano 5 mulini, quindi era l'unica fonte di, dopo la lana a Perugia, è l'unica vera attività che tutto l'anno dava lavoro erano i mulini, perché dovevano molare per forza il grano e le olive. Quindi c'erano 5 mulini qui sul comune, sul territorio di Torgiano, che faceva sì che questo territorio era molto 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 importante per il comune di Torgiano, anche perché per il comune di Perugia, anche perché dalla campagna arrivavano le derrate alimentari, gli ortaggi, che poi venivano macinati e portati in città. Quindi è stato sempre molto mulini. Molto considerato come territorio, e la vicinanza di Perugia ha fatto sì che fosse un po' anche deturpato dal benessere che ha sempre goduto Torgiano, secondo me. Adesso sono paesi che, essendo più distanti dalla città, essendo più poveri, hanno conservato meglio la struttura urbana. Torgiano è stato un po' modernizzato dal benessere. Uno è funzionante, il Molino Silvestri, e io tra l'altro negli anni 80 feci, forse troppo presto per i tempi, una mostra sulla sede del Canovaccio, dove adesso Fausto lassù, no? Feci una mostra mercato di prodotti del territorio, quindi andai dal Molino Silvestri e con lui andai a comprare le sacchette, perché siccome mola con la macina d'acqua ancora, oltre quella, facemmo sacchetti di farina integrale, mais, poi i produttori di miele, c'era un signore di Brufa, un certo Ziarelli, Pietro Ziarelli, bisogna ricordarlo, perché è stato un apicoltore, perché il mondo dell'apicoltura è straordinario, se uno ci entra un po' dentro, veramente è una società, le api straordinarie, quindi miele, farina, vini, c'erano altri due o tre produttori che tentarono di seguire le orme di Lungarotti, poi dopo sono perduti
nel corso degli anni, e pasticceria, olio, perché non dimentichiamo che a Torgiano produciamo anche degli oli straordinari, sono dei produttori veramente straordinari gli oli. Penso che a Pasqua, per esempio, c'è la torta pasquale, che noi chiamiamo la torta pasquale, che è una torta, cotta una volta sul forno a legna, possibilmente anche adesso, molto alta, fatta con formaggio, uova e basta, dovrebbe, e pepe, una volta ci mettevano anche il pepe. Adesso con l'ingentilirsi dei costumi, cosa che è molto ripudiata dai puristi, mettono la groviera anche e il parmigiano, perché rende il sapore un po' più delicato, un po' più adatto ai nostri giorni, mentre una volta è fatto solo con il pecorino. Però è una torta pasquale che si fa il giovedì santo o il venerdì santo massimo, non si assaggia fino a Pasqua perché è vigilia, perché c'è anche lo strutto per far parte della torta, e la mattina di Pasqua è tradizione far colazione tutta la famiglia. E devo dire che anche i miei figli accettano volentieri questa tradizione, rispettano, è vero, eh? Con torta di Pasqua, capocollo, che adesso si compra, una volta si ammazzava il maiale, si produceva in casa, uova soda, ecco, questa è una tradizione restata ancora. Per esempio un'altra tradizione che pochi sanno è che il giorno di Pasqua si mangiava il brodo di castrato, con il castrato, adesso si è perduta questa tradizione. Anche perché la zuppa, col pane, fatto col pane raffermo e il brodo ricastrato. Adesso parlo di queste tradizioni pasquali perché oramai la Pasqua è vicina. E, altre tradizioni, i fagioli con le codiche. Io ho mia suocera che è una grande cuoca di cose tradizionali, devo dire. Lei per esempio fa i cibi calendariali, che noi adesso si è persa questa tradizione, perché c'è sempre tutto, ma lei rispetta il giovedì grasso, le polpette, il giorno di San Giuseppe, 19 marzo, le frittelle con il riso, no? Cioè i struffoli a carnevale, lei rispetta veramente, fa questi cibi tradizionali in modo semplice ma perfetto. E si sono perdute queste tradizioni perché adesso abbiamo sempre tutto, quindi non c'è più questa necessità di farne frittelle, cioè tutto l'anno fanno, se vuoi, i struffoli, le polpette non ne parliamo, ma per fare le polpette l'altra mattina si è alzata alle 8 della mattina, che lei è proprio un'ora antelucana di alzarsi. Perché richiede 5 ore di tempo per fare le polpette. Cioè, oramai sono piatti che purtroppo lavoriamo tutti, nessuno ha più tempo di fare questi cibi. E di fatti prosperano chi prepara i cibi da portare via, perché oramai le nostre donne per fortuna lavorano anche loro e quindi hanno poco tempo per preparare piatti come i fagioli con le cotiche, è un piatto straordinario. Perché ci vuole tempo, i legumi che una volta era la base dell'alimentazione perché sostituivano la proteina animale che non c'era, perché la carne se una volta a settimana la mangiavano era grassa, e adesso è difficilmente che appare sulle tavole nostre. Io faccio parte sia della Proloco, sia della Compagnia dei Vignaioli e Tavernieri, sia di un gruppo teatrale, sia del collo della parrocchia, non ne posso più, basta, tranne voglio smettere tutto. Però io sono sicuro che un paese che non abbia queste associazioni, adesso ho esagerato io con quello, cioè io esagero a partecipare a tutte queste, perché però è un paese morto, non c'è niente, cioè noi diamo la vita, siamo la vita del paese, noi siamo il benessere veramente, perché la gente si diverte, la gente impara anche. Io dovrebbero farci un monumento, invece dobbiamo farle noi i monumenti agli altri, perché sembra che facciamo, ci guadagniamo qualcosa. Indispensabili secondo me per il benessere, e mi dispiace, ripeto, come dicevo prima, quell'esempio di
Castelleone, che chi viene a abitare a Torgiano perché è vicino a Perugia, perché costa meno che a Bastia la casa, perché è comodo, perché si vive bene, è tranquillo, siamo tutti cordiali, non si integra. Io non capisco perché, veramente. Io se vado in un posto mi sento subito cittadino di quel posto, ma perché? Cioè, questo arroccarsi, non lo so, o non hanno tempo, non hanno voglia. Devo dire che è molto difficile trovare i ricambi, però, Devo dire che è una, forse una piaga per tutti, questa mancanza di ricambio della gente che si dedica a queste attività. Lo penso veramente, i giovani non hanno molta voglia di lavorare per niente, ecco, insomma. Magna, magna, ma è bevuto andargipare, eh.